10-5 però per Vignales che recupera 2 o 3 decimi, qua Salot si ritrova di Zaccarisa, a questo punto lo deve lasciare passare, arriva Vignales come se non ci fosse un domani, accelera approfittando della moto di Salot che si scombussola, Rins non riesce a mettergli le ruote davanti, Salot davanti in questo ultimo